Ciao a tutti e soprattutto a tutti quelli del segno dello scorpione. Oggi facciamo il vostro tiraggio generale e vediamo quali sono le energie attorno a voi e cosa dovete sapere in questo momento, ok? Come sempre, se siete minorenni, non dovete essere qui. Se siete troppo sensibili o facilmente offesi, vi consiglio di cliccare fuori dal canale una volta che preferisco dirvi tutta la verità, in modo da permettervi di prendere le redini della vostra vita nelle vostre mani e guidarla come meglio volete voi, ok? Quindi, Scorpione, per questo inizio, fine di giugno, inizio di luglio, quali sono le energie attorno a voi e che cosa dovete sapere? Un tiraggio generale, ok? Può essere che sia carriera, può essere che sia amore. Scusate, io sto ancora cercando di sopravvivere alle mie allergie primaverili. Speriamo che l'estate sia gentile con me. Allora, Scorpione, cosa c'è in serbo per voi, Scorpione? Facciamo la croce celtica, dove siete adesso, la vostra situazione attuale, il potenziale della situazione, però, e che cosa dovete focalizzare, il vostro passato prossimo, passato recente, qual è la vostra forza in questa situazione? Si è girato l'altro o no? Non ho visto bene. Ok, il futuro prossimo, il futuro prossimo. L'approccio alla situazione. Però, informazione, che cosa dovete sapere su questa situazione? Paure, speranze, paure, speranze, paure. Il messaggio finale, speranze e paure. Ok. Messaggio finale. Madonna, ok. Allora. Ok. Allora, qua abbiamo la fine di un tradimento, la fine di un dolore. È arrivato al massimo, ma vuol dire che adesso sta per finire. Poi c'è una scelta da fare qui difficile e ogni modo dopo c'è la vittoria, ok? Allora, Scorpione, dove siete voi adesso? Vi trovate in una posizione abbastanza stabile. Può darsi che per quanto riguarda la parte economica vi sentite bene, state tranquilli, ok? O semplicemente se è una cosa più emotiva, avete le vostre emozioni equilibrate, vi sentite bene. È quel momento che uno quasi quasi si sente annoiato perché sta trovando l'equilibrio con la pace interiore. Ok? Può essere nelle finanze o nei sentimenti. Qual è il potenziale di questa situazione? Ho una verità scoperta da voi o detta da voi, oppure una vittoria. Quindi questa situazione vi porta a una vittoria. C'è qualche realizzazione qua, ok? Adesso vediamo. L'universo vi chiede di focalizzare i vostri sforzi, le vostre azioni, verso ancora questo equilibrio, questa forza, questa quasi diplomazia, questa forza attraverso la diplomazia, l'equilibrio e anche un po' il dominio delle proprie emozioni, ok? Di voi stessi e della situazione in generale. Quindi quello che devo
Pensare adesso è ad essere forte, essere equilibrato, essere diplomatico, avanzare con la diplomazia, però avanzando con quella forza quasi invisibile. Ok? Nel passato recente, qua noi abbiamo i re di denari e la regina di denari. Quindi adesso voi siete re di denari e nel passato recente c'era la regina di denari. Quindi può darsi che avete raggiunto questo momento di stabilità perché appunto nel passato recente avete fatto un po' un bilancio di quello che volevate fosse la vostra vita, ok? Se magari uno era uno spendaccione, è un po' arrivato a questa maturità di ok, non posso continuare a comportarmi così, se voglio avere dei soldi devo smettere di spendere oppure devo trovarmi un lavoro dove guadagno di più. Ok, ma devo avere una maturità economica. O semplicemente, anche qui, né sempre parliamo di soldi perché la prosperità e la stabilità sono anche, possono anche avere delle essenze sentimentali e una volta che io sono equilibrato nei miei atteggiamenti sentimentali, divento una persona prospera, divento una persona stabile. Quindi c'è questa ritrovata stabilità, un talento di stabilità se parliamo di lavoro o proprio di cose beni materiali, ok? Io penso ci stiamo parlando proprio di lavoro perché di nuovo qual è la tua forza in questa situazione? E adesso abbiamo il cavaliere dei denari. Quindi, qual è la tua forza? È quella persona che piano piano va sano, va lontano perché fa la strada in un modo parsimonioso, in un modo molto pensato, senza spendere tanto, tenendo vicino a sé tutte le sue ricchezze, perché sa che più avanti ci saranno degli obiettivi o dei momenti che dovrà quindi investire questi soldi, ok? Futuro prossimo. Nel futuro prossimo qua c'è una decisione da prendere senza i sentimenti, quindi una decisione veramente da fare utilizzando solamente l'intelletto, oppure anche una, se non è una decisione che dovrà essere presa, è una comunicazione franca, diretta, aperta, sincera, ok? Ma soprattutto la voglia di comunicare. Non c'è una chiusura nella comunicazione, ma io informo a qualcuno quali sono i miei obiettivi, quello che voglio, dove voglio arrivare, ok? Qual è l'approccio che l'universo vuole che io prenda? Beh, qua c'è qualcosa proprio. O tu devi capire che questo è il tuo destino, o è l'approccio di prendere una decisione finale su un qualcosa di importante. Quasi come se tu dovessi comprare una casa, non lo so, una macchina, una casa, una decisione importante per quanto riguarda qualcosa di materiale, qualcosa di stabile, qualcosa che è l'infrastruttura o la base di qualcosa che va verso un futuro, ok? Quindi qua io prendo una decisione finale, oppure c'è qualcosa che mi arriva che è destinato a me, ma io devo avere questo approccio, nel senso cioè io spendo i miei soldi solo con quello che è veramente nei miei obiettivi più profondi, più importanti. Quello che vedo è sempre questo, cioè qualcuno che sa dove investire e non perde tempo e non perde soldi con cose che non importano, che sono superflue in questo momento. Qual è l'informazione che l'universo ti dà per quanto riguarda a questa situazione? È un nuovo inizio, stiamo ripartendo da zero, ok? Per questo che mi è venuto in mente anche comprare la prima casa, una cosa così, ok? Qual è la paura? Quali sono le speranze? La paura di non essere maturo abbastanza o la speranza di esserlo invece, ok? E qui direi proprio di sì, perché la carta finale di questo tiraggio è il re di bastoni, quello che sogna, però ha la forza motrice di realizzare, cioè mettere in moto la macchina degli obiettivi, cioè di partire e realizzare. Quindi io so sognare, però adesso parto, azione,
verso i miei obiettivi, voglio realizzare, che è un po' l'approccio. Prendi la decisione e vai e spendi i soldi o investi il tuo tempo, il tuo amore, i tuoi soldi solo in quello che veramente vuoi. Questo può essere anche un tiraggio di amore, se volete. Cioè, sapete che ci sono quelle persone che non vogliono niente di serio, quindi continuano sempre a trovare nuovi amorucci a destra e a sinistra? Questa qui che vedo nel tavolo è una persona che invece no, ha un obiettivo, beh, io voglio trovare l'amore della mia vita, voglio comprarmi la casa, voglio farmi la famiglia. Questo è quello che vedo qui, ok? Quindi se è un attiraggio d'amore può essere quello, qualcuno che sta lanciando il piano, sai, il foglio Excel proprio con tutti gli obiettivi lì, voglio fare questo, 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 questo perché voglio avere la casa, la famiglia, i figli, ok? O qualcuno che invece ha già la famiglia, voglia comprarsi la casa o qualcosa anche di lavoro, investimenti, ok? Però è questa qua la strada. Abbiamo già detto, quindi la fine di un periodo difficile, la fine di una sofferenza, ok? E adesso invece noi chiediamo alle carte delle rune e poi all'oracolo dei druidi quali sono i consigli in più per questa situazione, ok, Scorpione? Vediamo qui. Un bel tiraggetto, mi piace questa cosa. Quando è un tiraggio brutto, voglio che nessuno si trovi nella sua storia qui. Quando è bello, invece, spero di essere risuonata con quasi tutti. Però non sempre funziona così, vero? Ognuno di noi vive in una timeline diversa, quindi. Vediamo quali sono quindi qua i consigli delle rune per lo Scorpione. Allora, Ingus numero 8 e Wunju numero 12. È il momento che ho bisogno degli occhiali. Allora, 8. Ingus, fertilità, l'eroe. Un periodo fertile di sbocciare. Di emergere come un fiore di infinita bellezza, come un bambino che sorge dal corpo della sua madre, cercando la luce, lo spazio, la libertà, la coscienza, nuove forme di vita, vecchi progetti che devono concludersi, essere ricettivo, senza bagaglio, per ricevere l'energia della fertilizzazione. Serenamente cerca di soluzionare tutto quello che c'è da chiudere. Lascia la tua alma, scusami, lascia la tua anima riposarsi nell'interno di un seme in gestazione. Emergere di là, da qui, in libertà e nella gioia. È il messaggio di Ingus. E adesso andiamo a Wunju, numero 12. Allegria, illuminazione. Nel momento dell'incontro tra il cielo e le acque, tra l'io e l'essere vero che si manifesta, ecco che Wunju come luce e gioia. L'anima si illumina, lasciando indietro tutti i blocchi e le ombre. Sorge del più profondo dell'essere la bellezza dell'io, armonicamente unito all'io superiore. È la visita della luce al nostro interno,
La ricerca deve continuare. Ci illumina mostrando la direzione. Quindi ancora qui un seme che cresce, quindi qualcosa che dà origine, no? Quindi abbiamo visto qui che voi adesso dovete andare verso la prosperità. E qua, che cavolo, aspetta. La direzione, quindi tutta questa roba per dire che c'è la luce che punta su una direzione, noi dobbiamo essere aperti quindi a un nuovo inizio, ok? Adesso vediamo l'oracolo dei druidi. Cosa ci dice? Allora, l'oca selvatica, il cavallo e la cerbiatta. Allora, il cavallo. Tutto, dove, quando, come e perché cavallo 126. Cerbiata 26 e lock 98, quindi 126, 26 e 98. Ce la posso fare? Cavallo, Eak, la dea, la terra, viaggio. Lo spirito di Eak ci chiama al viaggio, può manifestarsi come desiderio di viaggiare nel mondo fisico o può addirittura spingerci a viaggiare nei regni interiori. Questo spirito ci porta energia e velocità e ci collega sia al potere della terra che a quello del sole. La dea Kavala è patrona del ciclo completo di nascita, morte, al di là e rinascita. Lavorando con lo spirito di Eak, cresceremo fino a sentirci a nostro agio con ogni aspetto del ciclo della vita, sapendo che la Dea ci protegge e guida in ognuna delle sue fasi. Un po' come il seme qua, no? Bene, bene. 26. Sì, c'ho, però la seconda è la 98, 98, che lo capite un attimo qua. Sto facendo una cavolata. Ok, Gead, vigilanza, parentela, potere produttivo. Gead porta il potere creativo e produttivo, ti permette di aprirti a questo potere sapendo per certo che la tua relazione, la tua famiglia o i tuoi soci nel lavoro ti offriranno uno scenario sufficientemente stabile per fungere da crogiuolo per la tua creatività. La carta può indicare che sei pronto ad assumerti la responsabilità di crescere una famiglia o di dedicarti ad una relazione a lungo termine. Crescere bambini è una delle più straordinarie e gioiose attività che possiamo intraprendere. E l'oca, con il forte attaccamento alla famiglia, insieme alla capacità di volare straordinariamente alta da un continente all'altro, ci mostra che è possibile essere sia fermamente radicati che spirituali nella nostra vita di tutti i giorni. Però abbiamo parlato della famiglia, eh? Quindi fino a qua va tutto bene. Cerbiatta, Eilid, sottigliezza, grazia, femminilità. Eilid ci porta la gentilezza e la grazia del principio femminile. Che tu sia maschio o femmina, aprirti alle qualità della cerbiatta ti aiuterà a raggiungere un livello superiore di finezza, grazia ed eleganza, nel senso migliore possibile di questi termini. Il cervo e la cerbiatta. Scusate, la cerbiatta bianca in particolare ci chiama dall'altro mondo, dal regno delle fate, e ci invita a guardare oltre il materiale, oltre le cose superficiali della vita, verso il cuore delle cose, verso il regno delle cause piuttosto che quelle degli effetti. Sospesa nella luce del sole o della luna, Eilid ci invita ad iniziare l'esplorazione dell'altro mondo, della dimensione spirituale della vita. Bellissimo. Scorpione. Ecco il tuo tiraggio per questo mese di luglio.
Spero di avervi aiutato in qualche modo. Grazie come sempre del tempo che condividete qua con me per i miei tiraggi. Vi auguro un meraviglioso mese di luglio. Prendetevi cura di voi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!